Buongiorno a tutti, ben ritrovati, eccoci qui di nuovo insieme, nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è giovedì 9 maggio, sono le 12:31 minuti in questo istante, ben ritrovati. Oggi è giovedì, ma parliamo in realtà di una cosa che succede tutti i venerdì, insomma lo sapete, ma il venerdì è diventata un po' la giornata dedicata all'ambiente, dedicata al clima, l'ho diventato dopo un famoso sciopero, quello di Greta Thunberg, che insomma ha preso l'idea, ha preso anche qui in Italia. Siamo ben contenti infatti di avere qui con noi oggi in studio Fridays for Future Milano, nella fattispecie due degli esponenti di questa bellissima organizzazione, Andrea Ascari e Alessandro Silvello. Buongiorno, benvenuti, grazie mille di essere qui con noi. Appunto, dicevo, allora, prima di tutto domani si sciopera, giusto? È venerdì, quindi sì, assolutamente, ormai com'è, cioè, è un appuntamento fisso, è quasi religioso questo venerdì vostro dello sciopero. Poi insomma fa capire come il tema è stato preso in maniera seria, però, nel senso che appunto non è così un giorno stiamo a casa e via, ma facciamo delle cose. E soprattutto, Andrea, prima mi dicevi, la cosa bella è che abbiamo trasformato un po' questi scioperi di venerdì quasi in, anzi, non andiamo a scuola, non si va all'università, ma si impara lo stesso, giusto? Sì, assolutamente, e perché durante lo sciopero facciamo delle lezioni a tema. Abbiamo iniziato un ciclo di lezioni, tre lezioni sul food waste e un'altra invece sui negoziati climatici. Domani ci sarà in programma un'altra lezione, però diciamo che appunto è questo un po' la soluzione che abbiamo trovato per non scioperare, basta, ma educare durante lo sciopero. Siamo bussati a Milano, cioè non si può stare con le mani in mano, bisogna fare esatto, giusto? Eh? Quindi insomma, produttività milanese anche in questo, giustamente. Alessandro, il tema dell'ambiente è un tema che se ne è parlato tantissimo, tanti anni fa, poi a un certo punto era scomparso completamente dalle agende politiche, era scomparso dai giornali, sembrava quasi che tutto era risolto, no? Abbiamo inventato due macchine elettriche, una macchina a metano e GPL, sembrava insomma che il mondo fosse un paradiso. Ci accorgiamo poi un giorno che grazie alla ragazzina di 16 anni che non è così. Come è andata? Come è successo? Beh, esatto, come dicevi tu, non bastava Elon Musk ad arrivare con le sue belle macchine elettriche, ma secondo me il tema è un po' sparito perché la crisi nel 2011-12-13, Letta, Monti, Renzi, diciamo travolto un po' la popolazione italiana, anche perché purtroppo quando non hai da mangiare non puoi fare altro che parlare di quei temi. Ora diciamo che la situazione si è un po' stabilizzata, non mi sembra migliorata. Il tema ambiente ci ricorda che stiamo andando verso una direzione inequivoca. Infatti voi usate spesso la parola che è importante, che è un'emergenza, dite. Esatto. Perché è un'emergenza? È un'emergenza perché anche secondo l'ultimo rapporto dell'IBES siamo in collasso ecologico e climatico. Quindi non è un'emergenza solo climatica, è un'emergenza ambientale a 360 gradi che riguarda clima, ecologia e ambiente. E cosa vuol dire questo? Vuol dire 1 milione di specie a rischio, vuol dire che sostanzialmente i ghiacci in Antartide e in Antartico si stanno sciogliendo il doppio più velocemente. Tante cose. Ovviamente oggi farò la parte del diavolo per cercare di capire ancora meglio queste cose. Però tu, insomma, stai parlando appunto di specie a rischio, di ghiacciai dell'Artico, dell'Antartico, e dico: ma tanto, io me ne sto a Milano, c'è il mio supermercato in cui il pollo nasce già in, esatto, in cassetta, già sezionato per farmelo alla griglia. C'ho la macchina a metano che mi frega se mette la benzina, come diceva il famoso Macio Capatonda in italiano medio. E invece, perché dovrebbe interessare anche a me? Beh, per una questione di salute, per una questione di benessere. Per esempio abbiamo quasi 1 miliardo di persone in Africa, di cui sostanzialmente oltre la metà dovranno migrare perché sostanzialmente quelli che vengono chiamati cambiamenti climatici, che più non sono, vorrei ricordarlo, perché è un collasso climatico, non è un cambiamento, un collasso, non è più esatto nella fase di cambiare, è cambiato, è destabilizzato il clima e quindi è in collasso. E queste persone qua incominceranno a muoversi e la direzione è o Medio Oriente, ma in Medio Oriente non c'è più niente, quindi la soluzione è venire in Europa. Ad esempio la salute, il nostro corpo verrà sostanzialmente, sarà sempre più esposto a questi cambiamenti, saremo sempre più debilitati, dovremo sempre più ricorrere piuttosto che a integratori o essere sempre più in ospedale, quindi questo è un costo a livello di Stato.
tante cose, non è solo il clima cambia. Tanto che dopodiché poi bastava forse ascoltare i nostri nonni quando dicevano non ci sono più le mezze stagioni, già quello forse avrebbe aiutato a far capire che qualcosa stava andando male. Male tanto che appunto a un certo punto avete deciso, sull'onda sappiamo, insomma, Greta cos'è per voi? Cioè, giusto per capire. Perché insomma, molti ormai la forse la mitizzano anche fin troppo, la fatta diventare una specie di asceta, sì, che cammina, sì, sopra le acque quasi, no? Perfetta. Sì, esatto. Ma secondo me è comunque uno dei personaggi più influenti degli ultimi anni. È sicuramente una ragazza che ha molto da dire, che sa come dirlo, perché non parla mai a sproposito, ma si basa sempre su fatti scientifici e reali, concreti, supportati dalla maggior parte degli scienziati. E quindi sì, sicuramente è un esempio ed è capace di muovere un gran numero di persone con i suoi discorsi. Peccato che non sia ancora riuscito a muovere invece le poche persone che possono fare qualcosa per cambiare un po'. Compreso ha mosso qualsiasi tipo di odio o shaming, come si dice in questi casi, spesso interi verso di lei, nel senso che è pazzesco come... Prima parlavi di Elon Musk, ad esempio, un altro personaggio comunque strano, diciamo, che ha fatto tanto, è cioè, quasi più se la pigliano con Greta che con Elon Musk, però sembra a volte, nel senso, come mai questo modo di aggredire subito un personaggio come Greta, che però poi comunque è una ragazza di 16 anni, cioè come se andassi in giro a prendere a schiaffi i figli degli amici, cioè nel senso perché è una rompiballe, come qualcuno l'ha definita, perché è scomodo parlare di clima, è scomodo mettere in discussione le nostre abitudini e diciamo i fondamenti su cui si basa la nostra società per cercare di risolvere questo problema. E quindi secondo me è un pochino questo il motivo per cui se la prendono con questa ragazzina. Veniamo invece a Milano. Veniamo poi a Milano. È semplice. Ah, dice che è comodo. È comodo, sì, non è presente, non è italiana, no? È una ragazzina con cui non ti puoi rispondere sempre, è assillata 24 ore su 24. Prendiamo con questo qua se avete il coraggio, va bene? No, appunto, anzi, proprio in risposta a questo, diciamo che nel mondo appunto ci si è mobilitati tantissime. Io vedo giornalmente proprio sul profilo Instagram di Greta, lei posta dove ci sono i vari scioperi nel mondo, ed è ogni giorno fare il giro del mondo, pazzesco, tutto il mondo, dall'Africa all'Asia, agli Stati Uniti, all'Australia, all'Europa e per fortuna anche all'Italia, dove c'è sempre una presenza in questa città, giustamente, ovviamente, ben venga, c'è anche a Milano. Come funziona appunto a Milano Fridays for Future? Soprattutto che tipo di struttura è, che tipo di associazione, se lo è o non lo è, se qualcuno vuole darmi una mano come può fare, si può aiutare, cosa devo essere per poter aiutare? Perché secondo me è un tema appunto che può magari muovere le coscienze di molti. Fridays for Future è un movimento orizzontale, trasversale, è un molto movimento fluido. Molto fluido, esatto. Tanto stiamo vedendo anche, ho appena visto l'immagine anche del 15 di marzo, quando c'è stata appunto la manifestazione, continuiamo a vederle, che insomma è molto interessante. È un movimento, come diceva Andrea, fluido, aperto, intergenerazionale, nel senso che non è composto solamente da giovani come molti tentano di fare, è composto da adulti, anziani, giovani, ragazzi di mezza età, ragazzini, bambini anche, abbiamo ragazzini di 9-10 anni che alcune volte riescono a partecipare all'assemblea o riescono a partecipare agli scioperi, ovviamente hanno delle difficoltà maggiori rispetto a coloro che vanno all'università. Di cosa si occupa Fridays for Future a Milano? Beh, in questo momento ci stiamo occupando del 24 maggio, questa è la data più importante che abbiamo davanti, abbiamo una testa proprio... Ricordaci bene, Alessandro, cosa succede il 24 maggio. Il 24 maggio è la seconda chiamata globale per il Global Strike for Future e anche per il clima e l'ambiente. Questi sono, diciamo, questi tre temi sono connessi perché alla base ci sta l'ambiente, il clima, quindi l'ecologia, che senza questi non c'è futuro, ed è per questo che noi ci mobilitiamo, perché l'umanità rischia di non avere più un futuro. E quindi questa è una chiamata alle armi, è una chiamata alla mobilitazione per tutti quelli che credono che sia giunto il momento di muoversi, marciare, agire, fare, sporcarsi le mani
e andare oltre la propria comfort zone. Quindi chiunque voglia darci una mano, chiunque voglia prendere a fare parte del movimento e dell'organizzazione e dello scheletro del movimento di Fridays for Future che recentemente abbiamo ufficializzato, cioè abbiamo creato dei gruppi di lavoro specifici, sono 5 aree: comunicazione, educazione, arte, ricerca, Logistica. logistica. E poi uno specifico sull'emergenza climatica, perché noi chiediamo al Comune di Milano e chiediamo al Governo nazionale, al Presidente Conte e due vicepresidenti Salvini e Di Maio, nostri carissimi amici, di parlare di ambiente, di clima, di ecologia, di questo collasso e di dichiarare questa emergenza, perché se non una crisi non viene riconosciuta come tale, non verrà mai trattata come tale. Questi sono focus. La prima grande uscita di Fridays for Future è stata appunto il 15 marzo, con questa manifestazione che, a detta di tutti, anche di chi c'era, appunto noi eravamo anche lì a fare una diretta, erano anni che Milano non vedeva una mobilitazione del genere, erano anni che Milano non vedeva una mobilitazione del genere, soprattutto senza bandiere di partito e con tantissimi giovani e giovanissimi che sfilavano di fianco a magari appunto gente più grandicella. Com'è stato per voi quel 15 marzo? Ma è stata una giornata incredibile, una delle giornate più belle della Visto che mia tu eri vita preso anche proprio personalmente. nell'organizzazione della manifestazione, so che hai dovuto fare delle Sì, sì. Sì, capatine in prefettura, questo adesso mi esatto. dicevi, Cioè, è stata diciamo interessante quella. che il 15 marzo è stato un successo a livello di partecipazione e non ci aspettavamo un'affluenza tale. Tant'è che 3 settimane prima in questura sono andato a dare la comunicazione, avevo sparato alto dicendo 500-600 persone. Il giorno prima sono tornato per assestare un Avevo un attimo questo cauto numero. ottimismo, vedi Esatto, gli ho che detto, ma secondo me saremo anche 5-6 mila, me la sento. E invece il cosa giorno dice dopo la ci siamo costura trovati. online? La questura dopo ha detto che eravamo in 100 mila la mattina e 30-40 mila la sera. Quindi insomma. Tra l'altro, una delle poche volte in cui la questura dà un numero e gli organizzatori dicevano: no, ma forse così nemmeno eravamo. Sì, Questa cosa è giusta tantissimo, perché sono al contrario. sì, Invece voi sì, sì. giustamente siete stati più caldi, ma no, guardate che forse eravamo 100.000, eravamo qualcuno in meno, invece questo aveva sparato alto, questo giro. Tanto, ma non è l'unico in questo momento, perché molti tentano di aumentare i numeri dicendo eravamo in Italia 1 milione. No, in Italia eravamo sui circa 400.000, 400.000. sì, 400.000 unità. E noi vogliamo rimarcare questa cosa qua perché vogliamo essere chiari, coerenti, Anche cristallini. perché insomma, bisogna arrivare al milione, bisogna arrivare a 2 milioni, bisogna arrivarci ben benino, appunto, Esatto, giustamente, sì, invece di esatto. arrivare, no? Sennò poi rischiamo di perderci per strada. Invece, appunto, parlando di strada, per non perdere per strada, cosa succederà quindi da qui in avanti per il movimento milanese? Per il movimento milanese, allora diciamo che, come diceva Ale prima, siamo focalizzati sul 24 maggio e noi ragioniamo molto a tappe, no? Andata via quella del 15 marzo, abbiamo iniziato a ragionare sul L'assemblea 24, anche. sull'assemblea, esatto, prima nazionale, poi sul 24. Quindi diciamo che è questo il nostro focus per adesso e non ci stiamo preoccupando troppo di quello che avverrà dopo. Sappiamo che c'è già in previsione un terzo sciopero mondiale, il 27 settembre, se non sbaglio. Lo annunciamo qua. Ah, grazie Lo di stiamo esserci annunciando qua. allora. Mondiale sarà quello. Mondiale, sì, ma anche Però sarà questo, molto anche il particolare. 24, cioè il Questo 24, sì. sarà molto particolare. Con il Però sì, 27 sarà settembre. molto particolare, nel senso Saremo che sta collegati. subentrando un'altra organizzazione che si chiama, un altro movimento, si chiama Earth Strike, e sostanzialmente con loro a livello mondiale si sta lavorando per coinvolgere i lavoratori, che diciamo sta la parte, tra virgolette, mancante. Quindi i lavoratori dipendenti e anche non dipendenti, che sostanzialmente non sono riusciti ad esserci il 15 marzo, perché ovviamente la pagnotta devi portarla a casa, le bollette devi pagarle. Sarà una bella cosa da parlare anche con i sindacati, riuscire a convincerli Eh sì, a diciamo che scioperare ci abbiamo un po' per un tema non provato. legato ovviamente al contratto di lavoro così, ma legato comunque al futuro poi in realtà Eh sì, dei esatto. lavoratori, dei padroni, come si diceva una volta, di tutto quanto in realtà, Della appunto, baracca. è legato a tutti noi, al futuro di chiunque
di noi sia che state da una parte o dall'altra, cioè c'è poco da fare. Infatti, come sapete, Milano News cerca sempre di stare equidistante dai vari temi della politica, ma qui siamo ben oltre, non stiamo parlando di politica di destra o di sinistra, non stiamo parlando di politica ambientalista o non ambientalista, stiamo parlando solo di riuscire a salvare il nostro pianeta, appunto, questo è il tema. L'avete sentito poco fa, appunto, Alessandro, tu ci tenevi a dire questo, non è più un cambiamento climatico, è un collasso, è un'emergenza. È un'emergenza. Cioè cerchiamo appunto di... Vorrei puntualizzare sì, una prego. Cosa. Sì, prego, sono un po' più il microfono, grazie Alessandro, sì, scusa. Volevo puntualizzare una cosa, che il pianeta non deve essere salvato, dobbiamo essere salvati noi umani, dalla nostra stessa attività e le specie che ci sostengono. Parliamo di 1 milione di specie a rischio, 1 milione di specie a rischio... è un numero non da poco. Ci sostengono, che non è male come esatto, male. Sì. Esatto. E parliamo che i dati dell'IBES dicono che l'87% della biomassa globale dei mammiferi, degli animali selvatici, è scomparsa dal 1970 circa. L'87% della biomassa. Ecco, perché a me appunto questo è interessante, i dati che vengono fuori. Biomassa nel senso peso, parliamo. Peso, sì, sì, appunto, no, ecco, che è un problema, è una mancanza, cioè cosa che in realtà... degli ultimi anni, cioè nel senso che nella storia del mondo stiamo parlando di qualche dell'ultimo secolo fondamentalmente, in cui abbiamo mandato, si può dire, tutto in vacca? Sì, sì, dire, sì, assolutamente, tipo, perché libertà, ci sono solo vacche, è tua, puoi dire quello che vuoi. No, sono solo vacche, nel senso che la maggior parte del peso adesso degli animali nel mondo sono solo vacche, è composto principalmente da vacche, sì, da mucche, sì, da animali da allevamenti intensivi. Qua poi so che siamo tutto un tema molto più ampio sul futuro appunto degli allevamenti intensivi, sul futuro dell'alimentazione umana, che in realtà molti dicono non è che sarà una scelta, sarà un'obbligatorietà andare verso magari un veganesimo o comunque qualcosa di simile, perché dice, insomma, una riduzione molto una marcata, riduzione c'è, esatto, da fare a prescindere se lo fai per convinzioni per etiche o no. Per un esempio, per lanciartela lì, New York ha ridotto entro il 2000, a partire dal 2020 se non sbaglio, la data dovrebbe essere quella 2020-2021, mangiare carne nei servizi pubblici, cioè, ad esempio nelle mense delle scuole, nelle mense degli uffici, okay, del comune di New York e via dicendo, la carne verrà servita 1-2 volte a settimana. Okay. Quindi che per gli americani è già americani ogni giorno, cioè, tre passi cena, avanti, sì, sono, sì. Ecco, la cosa che dicevo che prima fuori onda ad Andrea, la cosa molto interessante del vostro movimento è soprattutto che non siete un movimento no qualcosa, ma siete un movimento molto proattivo, perché appunto ovviamente dite no a determinate politiche, a determinate situazioni, ma proponete se non proprio delle soluzioni, comunque degli scenari possibili futuri. Quali potrebbero essere però nel nostro piccolo, le piccole cose che ognuno di noi può fare per rendere migliore questo pianeta e lasciare, diciamo, un'impronta meno pesante? Allora, sicuramente fare affidamento a risorse rinnovabili per quanto riguarda l'energia in casa e nelle imprese, quindi questa transizione energetica che deve avvenire. Ma posso fare questa trasmissione è alimentata a pannelli fotovoltaici, quindi bravissimi. Quindi sicuramente questo è l'impatto maggiore che si può avere. Scegliere mezzi di trasporto che non inquinano, quindi evitare di usare la macchina il più possibile, scegliere la bicicletta. Milano nello specifico è una città a misura di bicicletta, io ho 3 anni che giro sempre in bici, non ho mai avuto problemi. Sono anche adesso volendo. Esatto. E in centro, anche quelli potete. L'altro punto è sicuramente l'alimentazione, quindi cercare di ridurre al minimo la carne rossa, che è la carne che inquina di più nel suo ciclo vitale, e cercare di... Questo, diciamo, va oltre magari i cambiamenti climatici, perché spesso si confonde il problema della plastica con l'emergenza climatica. Sono due problemi enormi, però diciamo che non sono strettamente correlati. L'ambientale con la, esatto, plastica, forse. Quindi sicuramente cercare di ridurre la plastica, cercare di arrivare che fosse a una cosa più complicata zero da fare, waste. Forse è una cosa più complicata da fare. Io lo vedo qua da noi, ad esempio, nella nostra relazione, cioè noi lunedì abbiamo l'esposizione dei sacchi. È un sacco giallo dietro l'altro, cioè no, è pazzesco. Ma le altre si riescono a fare meno, la plastica è pazzesco, ormai la trovi ovunque, cioè qualsiasi cosa è imballata nella plastica, esatto, nella plastica. Perché non sanno più come darla via, non sanno più cosa farne. Cioè, io ho visto una cosa che, cioè, ero tipo così, ho visto una foto in cui c'era una lattina di Coca-Cola
avvolta in un contenitore di plastica avvolto nella plastica. Ah, sì. Cioè, Beh, no, quando ho visto quello, ho detto. La cosa che ho scoperto, grazie o la mela singola sì, quello sì. Della Melinda. No, ho scoperto esempio una cosa che mi ha sconvolto: è stato quei ragazzi della Bicocca che stanno facendo un bellissimo progetto sulle capsule del caffè per il riutilizzo sia della capsula che del contenuto del caffè. Quindi, diciamo, due binari per l'utilizzo che si chiama Caffè Senza Traccia. Di come in realtà esistono le capsule, ad esempio, biodegradabili, ma vengono sacchettate singolarmente nel sacchettino di plastica. Sì, sì. E quindi tutto quello che vado a guadagnare dal punto di vista ambientale di là lo vado a perdere poi nel packaging, perché Guarda, appunto io credo che siamo ipocriti, siamo degli sia ipocriti. L'autoproduzione la soluzione, cioè quando vogliamo veramente parlare di radicalità, di andare oltre il paradigma, è, se vuoi centrare il punto, è autoproduzione. Ma infatti, se tu riesci a produrti l'insalata e le carote anche in a casa, Milano sarebbe fattibile una cosa del genere, secondo te? Secondo me sì. Basta. Sì e no, nel senso che poi ognuno ha i propri limiti, però farti la tua insalata una volta ogni 2 mesi, cioè è possibile, è fattibile, non richiede neanche tanto tempo, è questione di abitudini e semplicemente di capire che il tuo tempo è la tua scelta, come dedichi questo tempo qua, soprattutto quanto valore dai al tuo tempo, perché un conto è se non dai valore al tuo tempo, poi non dai valore neanche a te stesso. Ecco, se voglio dare valore al mio tempo e aiutare Fridays for Future, come si può fare? Allora, innanzitutto venire in piazza il venerdì, noi ci troviamo tutti i venerdì dalle 9, 9 e mezza all'1 e mezza, alle 2 in Piazza della Scala. A chi mi presento? Perché un po' tutti, non mi siamo, conosco. No, siamo tutti, no? Non c'è il, okay. Non c'è il buttafuori all'entrata, okay. Che dice tu no, tu sì, anzi. E poi abbiamo questo momento assembleare, solitamente il martedì alle 5. Ed è abbastanza itinerante. Abbiamo deciso di ogni volta cercare di farlo in un luogo diverso per essere più facilmente raggiungibili magari da diverse persone a seconda di dove siamo, quindi anche di toccare diverse zone di Milano. E abbiamo pagine Facebook e pagina Instagram, quindi canali social, FF Milano su Instagram e Fridays for Future Milano su Facebook, quindi scriveteci e qualcuno si prenderà l'onere di rispondere. E, però sì, direi che l'appuntamento devo saper fare è qualcosa piazza. Per poter aiutare Fridays for Future, devo essere un ingegnere spaziale, sapere tutto sulla quanto differenziata, assolutamente, assolutamente no. Ognuno di noi ha la propria idea di ambientalismo e di ecologia, e semplicemente quello che facciamo è parlare, discutere e capire insieme qual è la direzione che vogliamo prendere come persone più che come movimento. E quindi no, non servono assolutamente competenze specifiche. Facci un attimo uno scenario invece del movimento milanese: quante persone stiamo già parlando, di quante realtà, se non mi immagino ci sono anche altre realtà che poi sono entrate a far parte di Fridays for Future. Ma guarda, tutte le associazioni studentesche si sono avvicinate prima e dopo il 15 marzo. Ci sono molte associazioni, quindi NGO o associazioni vere e proprie, che diciamo orbitano attorno al nostro movimento. E poi, ad esempio, ci sono delle aziende o comunque dei brand che si stanno incominciando ad avvicinare a Fridays for Future, perché Fridays for Future oramai viene visto come top brand. Anche se non è, siamo un'azienda, un'associazione, ma come top movimento, top okay. Idea che richiama a qualcosa che si debba fare, si debba agire. Quindi più passa il tempo, più diciamo i grossi brand penso si avvicineranno a quello che è il nostro movimento. Ricollegandomi a quello che dice Andrea sull'itineranza nei posti, nelle assemblee, quello che io invito a fare agli ascoltatori: se conoscete un posto carino, se siete proprietari di un luogo, di un locale, di un'associazione, qualcosa, e siete disposti a ospitarci una sera. Esatto, una sera, farci parlare, dire due parole per quanto riguarda cos'è Fridays for Future, la necessità di fare qualcosa, o a ospitare proprio la nostra assemblea.
i canali social sono quelli, okay. Contattateci, io pubblicamente dico che la redazione di Milano News si mette a disposizione se volete fare una riunione qui da noi, lo spazio c'è, quindi abbiamo un co-working intero da potervi dedicare se volete, okay. Quindi insomma noi siamo ben contenti di darvi spazio. Dimmi Andrea se volevo chiudere. Sì, avevi chiesto dei numeri, sì. Volevo un attimo darteli e, siamo direi 70 80 100, veramente veramente diciamo attivisti con la carta, esatto, che sono lì tutti i venerdì e, cioè, quelli con la fila di carta siete una centinaio, siete quelli con la carta fedeltà, esatto esatto. E anche in assemblea solitamente ci ritroviamo in 60-70 persone e questi sono un pochino i numeri fissi di Milano. Poi abbiamo giornate come il 15 dove siamo in 100.000 e dobbiamo ancora capire la gente, sì, dov'è il resto dei venerdì, però insomma pian piano. Lo ricordiamo un po' che appunto tutti i venerdì si può trovare, giusto? Tutti i venerdì, sì. Da che ora a che ora? Dalle 9:30 all'1:30 in Piazza della Scala. In Piazza della Scala, lì davanti al sotto Leonardo, per intendere, sotto la statua di Leonardo, esatto. Più o meno. Siete lì. Ragazzi, io davvero grazie mille, vi ringrazio tantissimo, sì, per essere qui con noi. Ringraziamo Andrea Sky e Alessandro Silvello di Fridays for Future Milano. Domani è venerdì, quindi potete benissimo andare a trovarli. Domani, se siete in centro, ce ne sono anche gli alpini che passano di lì, quindi anche una giornata un po' più movimentata. Quindi insomma non c'è motivo per non andare a fare un giro, esatto. In centro, tra cui appunto passare a dare un saluto e il vostro supporto, e magari appunto a avvicinarmi a queste tematiche con i ragazzi di Fridays for Future in Piazza della Scala, dicevi dalle 9. Sì. Dalle 9 all'1 siete lì. Domani ci sono delle lezioni anche, comunque, che vengono tenute, esatto, appunto, a mezzogiorno. Vengono tenute da chi queste lezioni? Italian Climate Network. Ah, ok, proprio, quindi insomma. Sì, sì. Gli esperti. Esatto, esatto. Non facciamo parlare degli scappati di casa. Perfetto. Rimaniamo abbastanza fedeli alla scienza. Ottimo, ottimo, ottimo. Davvero, grazie mille, complimenti. Tenete già aggiornato su tutto quello che succede. Qua il 24, ovviamente, il 24 noi ci saremo. Saremo con voi in manifestazione. La seguiremo in diretta su Milano News tutto il tempo possibile. Grazie mille davvero, buona giornata e alla prossima. A te. Grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Good Morning Milano torna domani. Domani alle 12:30 siamo sempre qui. E poi, comunque, grande weekend questo dove seguiremo tutto quello che ha a che fare con la durata degli alpini. Grazie mille, arrivederci e a presto.